tutti gli amici del Mondo Wisp, puntata numero 152, di 80° minuto, episodio numero 30 per quanto riguarda la stagione 2015-2016. È la settimana che segue le finali nazionali che sono disputate dal 19 al 22 maggio qui a Pescara. È stata una settimana questa che vede un po' in dirittura di arrivo tutte le competizioni con il playoff, playout e il Mondo Over 40 che ha visto questa settimana l'assegnazione del titolo provinciale a CTV. Invece venerdì prossimo ci sarà l'assegnazione della Coppa Wisp. Andiamo a presentare gli amici per la puntata di questa settimana. Abbiamo con noi Enrico Bicocca, opinionista di Wisp Magazine e team manager della rappresentativa che si è cimentata lo scorso weekend nelle finali nazionali. Buonasera Enrico. Buonasera a te, Alessandro. Abbiamo il selezionatore della rappresentativa pescarese Mario Selvaroli, nonché allenatore della Pasac Over 40. Buonasera Mario. Buonasera a te, buonasera agli spettatori. E abbiamo il mister dell'Ecogas Pescara United, la formazione Orange, che proprio nelle finali nazionali dal 19 al 22 maggio 2016 ha centrato l'ennesimo trofeo della sua storia con la conquista della Coppa di Lega Nazionale, la Coppa Italia Wisp, vincendo ai calci di rigore contro lo Sterpeti. Abbiamo con noi Antonio Luise. Buonasera Antonio. Buonasera a voi tutti, grazie. Presentati gli ospiti per quanto riguarda questa settimana, andiamo a vedere i servizi realizzati, i servizi video appunto per quanto riguarda il weekend calcistico appena archiviato, da ricordare le partite che sono state disputate con i playout che hanno sorriso all'Amatori Foro che ha ribaltato il punteggio dell'andata, sconfitta 0-1 contro il Davis con un sorprendente 4-2 a casa dei Satanelli, quindi Amatori Foro salva per quanto riguarda questa stagione la finale playoff playout per assegnare l'ultimo posto nella massima serie, verrà disputata tra Red Devils e Atletico Giama. Atletico Giama che ha battuto il Real Teate 2-1 nella finale playoff di Serie B. Per quanto riguarda invece il Mondo Over 40, c'è stato il successo del Real Teate, così come la rimonta del Real Santa Fe che si affronteranno venerdì prossimo per la finale della Coppa Wisp. Per quanto riguarda invece l'assegnazione del titolo provinciale Over 40, c'è stata la vittoria all'ultima curva di CTV contro la sorpresa New Avenue Bar. Buona visione per i servizi e le ultime dei campi. Presso il centro sportivo Adriano Flacco di Pescara si disputa la finale che assegna il titolo italiano per le rappresentative Wisp, edizione 2016, un derby toscano, quello diretto dal signor Rodio e dagli assistenti Bonasera e Negro, con i detentori del tricolore di Empoli che affrontano la sorpresa garfagnana. Empoli che scende in campo con Lellis, Cherillo, Squarcini, Di Marino, Pignataro, Morelli, Ciambotti, Bartoli, Capriotti, Bendo e Passariello. Allenatore Alano Galligani, il mister del Vitolini, campione provinciale di Empoli. Garfagnana risponde con l'11 mandato in campo dal CT Poli, Biagioni, Saletti, Olaini, Grassi, Buriani, Fabbri, Borghesi, Terni, Monelli, Remaschi e Di Bartolomeo. Pochi minuti ed il polivalente Ciambotti crea scompiglio lungo lato di sinistra con il traversone che viene sbrogliato dall'attenta difesa giallo-blu di Garfagnana. Al quinto è Bartoli che dal vertice sinistro dell'area di rigore fa partire un sinistro giro troppo debole per impensierire Biagioni. Un tentativo dalla media distanza che non inquadra lo specchio ed un lancio illuminante di Bendo a premiare un inserimento dalle retrovie rappresentano gli ultimi squilli empolesi prima del vantaggio di Garfagnana. Di Bartolomeo mette infatti le turbo nonostante la calura e le tre gare in appena 3 giorni, supera 3 avversari e mantiene la sensibilità nel piede pennellando un traversone al bacio che il bomber Monelli deve solo spingere in rete di testa. La favola della terribile outsider che ha liquidato Pescara con un perentorio 4-1 sembra poter scrivere un finale da sogno, tuttavia Empoli risponde subito ed un piazzato dello specialista Ciambotti accarezza l'incrocio dei pali sopra la barriera. I biancazzurri si rendono pericolosi anche alla mezz'ora, con Passariello costretto a fare i conti con la provvidenziale uscita dell'estremo difensore Biagioni. Un calcio piazzato dal limite respinto dall'attento portiere di Garfagnana manda in archivio la prima frazione. Nella ripresa Empoli carica a testa bassa con un'azione personale di Bartoli che si conclude con un tiro che sorvola di molto lo specchio della porta avversaria. Al decimo, occasionissima per i biancazzurri con il diagonale velenoso del subentrato Cavallini che viene smanacciato dal superbo intervento dell'ottimo Biagioni. Empoli vuole il pari e Di Marino accarezza il palo lungo con una volée e su un traversone dalla destra che fa salire un brivido in casa giallo-nera. Le vespe di Garfagnana hanno però 2 frecce acuminate nella propria faretra con Di Bartolomeo e Remaschi che sono schegge tanto impazzite ed indemoniate quanto imprendibili sul fronte offensivo disposto da Mister Poli.
Al 25esimo si registra però il meritato pareggio empolese, verticalizzazione di Di Marino, velo di Cavallini e giocata a monstre di Pastariello che piazza un diagonale mortifero che si insacca nella guancia del gol del palo lungo. 1-1 e tripudio empolese con i ragazzi di Galligani che vogliono scongiurare i tiri dagli 11 metri, ma il primo pericolo è di Garfagnana con Sasha Remaschi che disegna una parabola perfetta su punizione che solo Mattia Lelli e la traversa non tramutano nel gol vittoria. Mirko Pignataro risponde con un'inzuccata fuori misura su punizione di Ciambotti, poi nel recupero c'è il gol partita. Il signor Rodio comanda una punizione sul lato corto dell'area di rigore, Biagioni compie un miracolo sulla perfetta esecuzione empolese, ma nulla può sul tapin vincente ravvicinato di Cavallini che fa partire la festa di Empoli gettando nello sconforto Garfagnana, capace di cullare per lungo tempo il sogno tricolore, bruscamente risvegliatasi forse nel peggiore dei modi con un gol allo scadere. Lo scudetto sfiorato non intacca minimamente il valore e la vagonata di complimenti da tributare alla formazione giallo-nera guidata da Mister Poli. Per Empoli l'ammirazione è invece lampante con il campo che premia per il secondo anno consecutivo la nazionale allenata da Alano Galligani. Vincitori e vinti hanno comunque offerto una testimonianza inconfutabile. Pescara è ancora lontana anni luce dagli standard delle prestazioni tecnico-tattiche, atletiche e dirigenziali dei due comitati toscani. Azzanni si assegna la Coppa Italia Wisp edizione 2016 di fronte Ecogas Pescara United e Gruppo Sportivo Sterpeti di Pesaro Urbino. La stretta di mano tra i capitani Francesco Di Pietro e Federico Petri fa da preludio ad una finale dove la tensione per l'atto conclusivo di una manifestazione va a sommarsi al primo vero grande caldo e alla partita numero 5 in appena 4 giorni. Un tour de force che inevitabilmente zavorra la corsa dei 22 attori principali con la gara che da partita a scacchi si tramuta inevitabilmente in una partita di subbuteo. Ecco la Pescara United che scende in campo con Imbastaro, De Dominicis, Dell'Orso, Di Clemente, Di Pietro, Ianno, Matteo Luise, Pacchioli, Soldano, Cerasuolo e Galanti. Il gruppo sportivo Sterpeti risponde con Viola, Toccacelli, Fiorani, Biagiotti, Chiarucci, Faccendi, Canestrari, Petri, Buresta, Ceravolo ed Esperti. Prima emozione marchigiana con Soldano che lavora di esperienza per arginare la corsa e l'occasione del centravanti Canestrari. Matteo Luise risponde per l'Ecogas con Ianno che viene fronteggiato in uscita dall'ottimo Viola prima di una rovesciata tanto imperfetta stilisticamente quanto inefficace. Una punizione dalla destra innesca ancora una volta il bomber Canestrari che prova di testa a fare breccia nel muro orange pescarese. Poi è un corner a divenire la prima e forse unica vera palla gol della finale. Fiorani sovrasta di testa Pacchioli e supera Imbastaro, ma Ianno sulla linea evita il gol dello 0-1 dello Sterpeti. Ancora Fiorani prova a ricamare per il top player Petri, tra i migliori della manifestazione, senza però costrutto, con il capitano che mette successivamente i brividi ad Imbastaro con un diagonale che avrebbe meritato miglior fortuna. Le occasioni nella seconda frazione sono ancora più sporadiche, con un tiro da distanza siderale ed un batti e ribatti in area Ecogas su un tiro di Biagiotti a fare da preludio all'emozione targata Orange. Cross di Dell'Orso sul secondo palo e colpo di testa del subentrato Valerio Di Simone che l'attento portiere Viola neutralizza in due tempi sulla linea di porta. La gara va in archivio su due calci piazzati insidiosi ma prontamente respinti dalle vigili retroguardie che di fatto non hanno concesso nulla ai terminali offensivi avversari. Si va così agli 11 metri e Ceravolo apre con una rete la lotteria del dischetto mentre Viola neutralizza il penalty di Capitan Di Pietro. Federico Petri trasforma con freddezza in medesima esecuzione per il difensore Orange Dell'Orso. Fiorani spiazza Imbastaro e lo stesso fa Galanti con pallone da una parte e Viola dall'altra. Canestrari viene tradito da stanchezza ed emozioni per un penalty lento e centrale che pareggia gli errori mentre Di Clemente sigla la rete del momentaneo 3-3 con la tornata finale che diviene decisiva. Il Legno sorride all'Ecogas con Matteo Luise che trasforma l'ultimo rigore e fa partire la festa Orange. Prima Coppa Italia per la banda allenata da Antonio Luise, il gruppo sportivo Sterpeti perde invece a testa alta anche se non riesce a bissare il successo dell'edizione 2009. Francesco Di Pietro, capitano dell'Ecogas Pescara United, ormai gli Orange si sono abituati ad alzare una coppa ogni stagione, per quest'anno avete già ipotecato la Coppa di Lega Nazionale, Coppa Italia Wisp, vi fermerete qui oppure l'appetito vi è mangiando?
No, a questo punto la Coppa Abruzzo sarà il prossimo obiettivo stagionale. Avete incontrato una formazione marchigiana di Pesaro Urbino che aveva ben impressionato nella fase a gironi con il 4-0 alla Prosacco, che testimonia il valore di questa formazione. Prosacco è la vostra bestia nera, avevate un po' di preoccupazione per questa sfida, specialmente per il gran caldo e per le 5 partite in 3 giorni e mezzo che hanno un po' ridotto una partita di calcio a una partita di subbuteo. Diciamo che il mio pronostico è stato giusto, avevo pronosticato uno 0-0 perché giustamente le forze ne erano arrivate e la vittoria ai rigori doveva essere quella. Una vittoria appunto questa. Non ci eravamo promessi appunto per le condizioni dell'intervistatore per i gavettoni, possiamo però dire che il gavettone porta bene perché quella Coppa Abruzzo poi ha aperto le porte a una serie di conquiste, non resta che farvi complimenti. Sì, che dire, ormai la Coppa è andata, il prossimo obiettivo, andiamo sabato in un campo difficile comunque, quello di Lucole Marsi, ma a questo punto non so più che dire, sì. Non resta che fare i complimenti, grazie e bocca al lupo per il futuro. Complimenti a voi, complimenti all'altra squadra che comunque ha lottato fino alla fine, complimenti alla Wisp e ci vediamo per la prossima intervista con la prossima Coppa. Dopo un solo anno di astinenza, CTV si conferma dominatore del campionato per 40 e lo fa superando di misura all'ultima curva la vera e propria sorpresa del campionato, la New Avenue Bar. La squadra allenata da Gian Sante si arrende solo dinanzi allo strapotere degli uomini di Marchionne, titolo la prima esperienza sulla panchina di CTV, capaci di cucirsi sul cuore il quarto scudetto negli ultimi 5 anni. Al De Cecco dirige la terna composta da Alessandro Di Simone e Laganai, il primo sussulto è di La Monaca con un sinistro flebile che termina stancamente sul fondo. La New Avenue Bar risponde con lo straripante Bellè con il raddoppio di marcatura che non basta ad arginarlo e sul suo traversone Cignelli protesta per un penalty che D'Alessandro non concede. Molinari prova da distanza impossibile senza impensierire Gianmarino, ma la Monaca regala l'illusione del gol con una staffilata che accarezza la traversa difesa da Ciampoli. I gialloblu capitanati dall'ex Gianfranco Pesce si rendono sempre pericolosi con Bellè, bravissimo nell'eludere la marcatura degli avversari, e con Cignelli, la cui inzuccata termina di poco oltre lo specchio difeso da Gianmarino. Nunziato orchestra la ripartenza degli ospiti con Bellè che decolla e cade al limite dell'area dopo un contrasto con Fidanza, il quale interviene però sul pallone e D'Alessandro lascia giocare. L'ultima emozione è griffata a Molinari che sporca di testa un traversone di Contini con la sfera che termina di poco fuori a Gianmarino battuto. Nella ripresa un traversone di Croce supera Ciampoli con la zampata del difensore Ormetti che diviene provvidenziare nell'evitare pericoli, poi al sesto CTV passa, tiro dritto per dritto di Antonucci, Ciampoli cade in errore e la sfera termina clamorosamente in fondo al sacco. Festa amaranto per aver sbloccato la sfida, disperazione per il portiere della New Avenue Bar che si scusa con i compagni. L'1-0 dura per meno di 30 secondi e Nunziato tira fuori dal cilindro un collo esterno destro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. 1-1, è tutto da rifare con la New Avenue che al 45esimo passa in vantaggio con Contini, tutto solo sul palo lungo a depositare in rete un traversone basso dal fondo di Stefano Bellè. CTV rialza la testa con una punizione di Rachini che centra la barriera, ma sull'evolversi dell'azione il destro di Emiliano Ferrante diviene chirurgico ed il bomber timbra il cartellino anche in finale per il momentaneo 2-2. CTV insiste e quella Zili pennella sulla destra con Antonucci che centra un clamoroso palo interno a pochi metri dal nuovo vantaggio amaranto. Gol sbagliato, gol subito, Amedeo Ferrante sbaglia sotto la pressione di Cignelli e regala di fatto il pallone a Bellè con un retropassaggio regalo che l'ex attaccante della Lazio tramuta nel nuovo vantaggio di New Avenue Bar. Gialloblu in estasi, amaranto in ginocchio, ma CTV tira fuori forze inattese e spinge a caccia del pareggio con Paolini che si vede respingere il tiro dal muro ospite e poi è quella Zilli a mandare in orbita la sfera da 2 passi. A 3 minuti dalla fine del subentrato Angelucci offre una sponda a Ferrante con il bomber che mette il turbo, supera Cosma ed il numero 18 ospite stende in area l'attaccante locale. Rigore ineccepibile rosso per il difensore della New Avenue Bar. Sul dischetto Varachini con l'ex salernitana che vanifica la felice intuizione di Ciampoli. 3-3 è lotteria dei rigori che appare ormai inevitabile, ma nel recupero CTV prima centra un palo clamoroso con Angelucci, poi trova il gol scudetto ad una manciata di secondi dalla fine
con Antonucci che schiaccia di testa un cross al bacio di La Monaca e regala il titolo provinciale edizione 2016 alla squadra del tandem Spinozzi-Freddi. Complimenti CTV, ma applausi anche alla New Avenue Bar per un campionato ad outsider concluso con una finale di assoluto livello. Chapeau! Finalmente ci siamo, il dopo partita intenso tra Amatori Foro e Red Devils, che ha visto l'Amatori Foro salvarsi agli ultimi minuti della fine, soprattutto grazie a un intervento miracoloso del nostro portiere e soprattutto l'apporto del grande capitano Massimiliano Tirtù, che è qui con noi e ci racconta la partita e questa salvezza sofferta, ma sottolineo sofferta, perché è venuta dopo un campionato molto intenso e soprattutto pieno di ostacoli, che ha visto l'Amatori Foro e soprattutto a questo punto cerco di dire non più cuore toro ma cuore foro. Massimiliano Tirtù, capitano. Sì, è vero, è stata una partita sofferta, però secondo me abbiamo meritato la vittoria, perché sul 1-0 eravamo spacciati. Poi abbiamo pareggiato subito, 2-1 di nuovo spacciati, il pareggio è avvenuto diciamo quasi subito e poi alla fine è uscito, come dice Nico, il grande cuore foro, e così abbiamo vinto la partita. Massimo, raccontaci un attimo queste due partite, perché naturalmente dopo l'andata 0-1 in casa dell'Amatori Foro, si è rimboccato le maniche, è andato a vincere a Pescara, e dici un attimo come sono andate gli andamenti dei gol e soprattutto cosa è scattato all'interno del cuore del foro, perché naturalmente dopo il duplice svantaggio cosa è successo? È successo che ci siamo rimboccati le maniche, perché abbiamo visto che la situazione era veramente grave, e quindi diciamo con un grande portiere come Daniele, il nostro Daniele Galasso, che negli ultimi 5 minuti veramente ha salvato il risultato. Raccontaci anche i gol. I gol 1-0 per loro, 1 pari per noi subito, 2-1 per loro, 2 pari, e poi sembrava... Quindi primo tempo 2 pari, e dopo che è successo? Secondo tempo siamo rientrati, la squadra, loro sono scesi un po', e noi fortunatamente con molta grinta e con fortuna abbiamo fatto il 3-0, il 3-2, poi la squadra avversaria si è un po' demoralizzata e alla fine con molta caparbietà abbiamo acciuffato il nostro primo obiettivo. Primo obiettivo, che era la salvezza. Massimo, per concludere questa intervista, conferme e programmi futuri per questo Amatori Foro? Non lo so, guarda, questo lo voglio far dire al nostro ex capitano Claudio Mennillo, che lui è un grande leader. Vai Claudio. Cosa vogliamo dire? Adesso ci godiamo questa sudata salvezza e per il prossimo campionato ne riparliamo a agosto. Ma il gruppo è sempre questo. Perfetto. Forza Foro! Adesso tutti al mare! Un capitano, c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano. Allora, oggi intervista doppia, non delle Iene ma della Giama. Mister Mimola e capitan Di Francesco, mister, un commento di questa partita. Ma le coronarie sono quasi partite, c'è una certa età, no? È stata una bellissima partita, abbiamo giocato una gran partita contro dei grandi avversari e alla fine abbiamo spuntato noi, secondo me, meritatamente, francamente, però è stata sicuramente una partita ad altissimo, diciamo, livello. E capitan Di Francesco, invece, una tua impressione su questa partita? Stessa impressione che ha avuto il mister, partita dura, maschia, con Vicario sugli scudi, grande partita di tutti. E grande partita di tutti, effettivamente, grande soddisfazione, siamo
ad un passo ovviamente dall'obiettivo che la società si è prefissata ad inizio stagione, e ora ci manca l'ultima partita. Mi permetto di dire che ci manca il pezzo più importante, non abbiamo fatto ancora niente, però intanto è bellissimo giocare una partita del genere, è bellissimo, diciamo, l'attesa di questo evento, e ce la giocheremo fino alla fine come abbiamo fatto fino adesso. E Capitan Di Francesco, oggettivamente non sappiamo com'è stata la Serie A quest'anno, però si può dire che la Serie B, a fare comunque i playoff, è andata la miglior squadra? Assolutamente, comunque, vista la partita di questa sera, se riusciamo ad avere lo stesso ritmo nella finale di playoff, non ce ne sarà per nessuno. E concludiamo con il solito grido. Giamala! Ammirato e presa visione di quello che è accaduto in questo weekend, andiamo a parlare con i nostri ospiti. Abbiamo con noi Enrico Bicocca, opinionista di Beast Magazine e team manager della rappresentativa pescarese per l'edizione 2016. Si è partiti un po' in sordina con una sconfitta ai calci di rigore contro Empoli, che era campione in carica e si è poi confermata, vittoria importante contro Reggio Emilia, è arrivata poi la sconfitta contro l'Artagnana, che è rappresentato un po' la sorpresa di questa manifestazione. Quando è che, o meglio, quando è che hai avuto la sensazione che probabilmente l'atto conclusivo, la finale, era un po' fuori dalla portata della formazione pescarese? Ma guarda, fino all'ultimo, anche se effettivamente il risultato contro il Garfagnana sembra dire che c'era soltanto una squadra in campo, ma a mio parere non è così. Sono quelle partite che nascono male, ahimè dopo pochi minuti dall'inizio c'è stato un errore, questi che sono arrivati organizzati, con tanti giocatori, soprattutto di età inferiore notevolmente alla nostra, ci hanno messo in difficoltà, ma ci hanno messo in difficoltà forse perché sono più pronti a partecipare a questo tipo di manifestazioni. Come tu sai, per me è stata la prima volta, quindi io ne ho fatto molto tesoro, se avrò l'opportunità di farlo anche il prossimo anno, perché la squadra, a mio giudizio, non entro nel tecnico perché non sono, diciamo, qui c'è il mister che sicuramente potrà dire la sua, però ritornando al discorso di prima, io fino all'ultimo ci credevo, perché le qualità della nostra rappresentativa erano superiori a tutte le altre tre squadre. Purtroppo ci sono partite che nascono male e finiscono peggio. Quindi diciamo che la domanda che volevo preparare era proprio questa: si poteva fare qualcosa in più, oppure le prime due, Empoli e Garfagnana, oggettivamente avevano qualcosa in più dei biancazzurri? Guarda, io credo che noi siamo stati un po' penalizzati per i tempi con i quali abbiamo avuto tempo per preparare la rappresentativa. È indubbio che le altre squadre hanno un altro approccio, cioè, tanto per dirti, la squadra la Garfagnana erano 50 persone, adesso non ho capito se erano tutti i tifosi, tutti i giocatori, perché al di là che andavano sicuramente a 1000, però chiaramente avevano la disponibilità di più giocatori, che probabilmente è quello che ci ha penalizzato. Guardando un po', o meglio, andando ovviamente girando per i campi, per quanto riguarda questa manifestazione, ci siamo imbattuti con un dirigente della Farmacia Vergine Galatina, formazione salentina, che ha disputato la Coppa Italia Wisp, e diciamo, prendendomi un po' da parte, mi ha detto che a Pescara siamo un po' furbetti, perché quando si disputano qui le finali nazionali si aderisce in massa, quando invece si tratta di andare fuori c'è sempre un po' di, o meglio, si è un po' resti ad andare oltre i confini della nostra regione. Abbiamo con noi Mario Selvaroli, selezionatore della rappresentativa pescarese. Nelle ultime stagioni si è sempre parlato di un discorso principalmente economico per affrontare una trasferta e per una manifestazione nazionale. Guardando però la seconda partita contro Reggio Emilia, che poi è stata l'unica vittoriosa sul campo, quella partita, vedere 14 elementi disponibili, quanto ti è dispiaciuto? Allora, prima di tutto mi preme ringraziare il presidente Maselli, che mi ha dato l'opportunità per la terza volta di essere il selezionatore della rappresentativa. Per venire alla domanda,
è logico che ci sia, non dico dispiacere più che altro, ma un po' di sconcerto. Perché? È una domanda che mi sono posta e mi sto ponendo ancora oggi. Però il discorso è questo. Mi riallaccio un attimino a quando ha detto l'amico Enrico. Effettivamente i tempi della preparazione, dell'assemblamento di tutto l'organico è stato compresso in poco tempo, ma questo non mi esime dalle mie responsabilità. Invece mi piacerebbe più spiegare anche, se in un certo senso, la debacle. Perché abbiamo perso in quel modo con Garfagnana, ma io vedo che invece tecnicamente e tatticamente la squadra non ha demeritato neanche contro Empoli, perché Empoli la prima partita non ci ha per niente messo in difficoltà. Lo dimostra il fatto che tra l'altro un organizzatore appunto della rappresentanza della nazionale empolese, che per il secondo anno consecutivo si è laureata campione d'Italia, era in contatto con me durante l'ultima giornata e chiedeva aggiornamenti. È rimasto un po' sconcertato dinanzi a quel 4-1 che mi ha limpidamente manifestato che non se l'aspettava, soprattutto in virtù di quello 0-0 della prima giornata. Effettivamente contro Empoli è stata partita giocata alla pari, però come dicevamo prima, il discorso magari vincolato all'impegno del lavoro, del permesso, dell'orario delle 16:30, è chiaro che ci sono tante piccole problematiche, però non credo che Garfagnana 50 persone siano tutte quante disoccupate. No, sicuramente non sono disoccupate, però io trovo anche questo. Chiudo il discorso Empoli per dire che se c'era una squadra che doveva vincere, sicuramente era la nostra, perché abbiamo avuto 2-3 occasioni da gol, abbiamo preso un palo a portiere battuto con la palla su un centimetro dalla linea e non siamo riusciti a buttarla dentro. Poi la lotteria dei rigori ci ha penalizzato. Per tornare a questo discorso, effettivamente lo sconcerto, ecco perché. Perché noi non siamo riusciti ad organizzare 25 persone, faccio un numero abbastanza congruo, per fare 3 partite in 3 giorni, mentre noi veniamo dal posto di lavoro, perché non si prendono le ferie per fare 4 giorni di partite in una competizione amatoriale. Loro giustamente, venendo da fuori, hanno questa possibilità, tenendo presente che comunque è tutto a carico dell'Empoli come comitato per la rappresentativa. Ecco qui che invece noi, dovendo distribuire anche il reparto economico qui, doversi prendere un dipendente una giornata, 2 giornate o più di permesso non retribuito, ecco qui che poi dopo, senza contare poi qualcuno che avrà fatto anche un po' il furbetto. Non volendo approfondire la polemica per quanto riguarda i furbetti, voglio però rimanere su questo tema del discorso dell'organizzazione, della gestione appunto lavorativa per quanto riguarda una manifestazione che si disputa tra le mura amiche. Credi davvero però che dovendo andare fuori, anche risolvendo l'annoso problema economico, si riesca ad allestire una squadra capace di andare con 30 elementi? Oppure sei del parere che comunque la mentalità che c'è ancora qui, che reputa un po' il campionato, oppure andare a fare le nazionali questo un divertimento, andare un po' troppo sotto casa, non ci interessa? Questo è una mia idea, sicuramente la condivido, non dico al 100%, ma abbastanza, perché effettivamente noi siamo ancora un po' provinciali, nel senso che lasciamo correre il giardino nostro, una volta che è bello il giardino nostro, tutto a posto. Poi quando andiamo a vedere che cosa si fa nelle competizioni nazionali, effettivamente siamo penalizzati. Però io proporrei, ma per fare una critica costruttiva e non una critica denigratoria a buon partito, ma direi praticamente di iniziare a far capire alle società già da settembre come si organizza un discorso a livello nazionale, sia di club che di rappresentativa. I nostri colleghi delle rappresentative, l'entourage, il mister, il vice mister, così, hanno possibilità di iniziare a vedere i possibili giocatori da convocare già dal mese di settembre. Fanno gli stage, fanno le selezioni. Poi tra l'altro in Toscana ci sono addirittura 6 formazioni che hanno dato vita a un vero e proprio campionato regionale, quindi... Perciò... e Garfagnana non era neanche la seconda arrivata, ma... perché era Valdera, quindi... benissimo. Ma vorrei dire anche, vorrei fare anche un'altra precisazione, che praticamente
a questo punto della stagione la rappresentativa che si è presentata qui, Garfagnana, Empoli o quello che è, anche quelli emiliani, hanno le loro attività di club già finite. Io non ho potuto, se avessi voluto, però perdonami, perché comunque per quanto riguarda il discorso, le attività provinciali in Toscana sono finite, le attività regionali però sono ancora in atto, perché il Vitolini, che è allenato dal mister Alano Galliani, che poi per il secondo anno consecutivo ha vinto il titolo di campione d'Italia, è impegnato nelle finali regionali, quindi con tutta probabilità, sì, glielo auguriamo, ovviamente non saranno contenti gli altri allenatori toscani, però anche lì c'è questo tipo di discorso. Chiedo scusa Alessandro, quelli che stanno facendo in questo momento la Coppa di Lega o vi discorrendo non è in concomitanza con la rappresentativa, invece qui da noi c'è la concomitanza, e stavo facendo l'esempio non a livello regionale che si vedrà fra un mese, ma l'Ecogas, tanto per fare l'esempio di giocatori, certo. Non credo che una squadra che è arrivata quarta in campionato, quinta in campionato, non poteva fornire giocatori validi alla rappresentativa. Dico tanto per dire, qui da noi stavamo due giorni prima dell'inizio della rappresentativa, noi stavamo giocando delle partite, quindi praticamente a ridosso, io ho perso dei giocatori proprio all'ultima partita, il martedì si è giocato le partite, il lunedì si è giocato le partite, io ho perso dei giocatori per infortuni. Su questa considerazione chiudiamo momentaneamente la parentesi che riguarda la rappresentativa. È stato tirato in ballo l'Ecogas Pescara United, abbiamo con noi il mister Antonio Luise, che tra l'altro è un vero e proprio amuleto, come dice il capitano Di Pietro. Prima puntata dell'anno, il 30° minuto, Luise ospite in studio, l'Ecogas alza una coppa. Anche quest'anno non è stata fatta eccezione. È così. No, volevo un attimino riallacciarmi al discorso di Mario Silvaroli. È dispiaciuto tanto che purtroppo la rappresentativa non è andata avanti. Effettivamente non attingere a squadre come la nostra, come Pescara Smile e altre, effettivamente è da rivedere un attimino la situazione. Noi il terzo anno consecutivo abbiamo fatto la migliore difesa, quindi probabilmente Mario avrà che dici, un pensierino a qualcuno della difesa? Ma io penso che c'era da poter vedere diversi giocatori. No, faccio l'esempio della difesa, è chiaro che ci sono anche altri giocatori. L'Ecogas ha raggiunto appunto questo obiettivo, ennesima coppa piazzata in bacheca, ormai dalla vittoria della prima Coppa Abruzzo formazione oggi non sembra conoscere sosta. Il bomber Di Pietro ha dichiarato che il prossimo obiettivo diviene proprio la Coppa Abruzzo, riallacciandoci al discorso precedente fatto per quanto riguarda la mentalità di andare a affrontare una trasferta. L'Ecogas Pescara United possiamo dire che prosegue il solco di quelle formazioni che in precedenza lo Sporting allenato in precedenza da Mario Silvaroli, la Pro San Donato, CTV che è andata a vincere la Coppa Italia Sportiva a inizio anni 2000, quindi insomma l'Ecogas è una formazione e la famigerata eccezione che conferma la regola. Sì, però noi adesso andiamo a fare una partita qui vicino, cioè non è che andiamo... Ma siamo andati a Rimini anche, sì, per gli due anni fa, sì, ok, no, parliamo di Coppa Abruzzo, andiamo a fare qua vicino, girato l'angolo. È chiaro che ci sono difficoltà quando si va fuori regione, indubbiamente, ma non penso solo per noi, per tutti quanti. Portare un organico di 25-30 persone non è facile, economicamente ma anche a livello organizzativo. I giocatori devono prendere, come diceva Mario, devono prendere le ferie, devono prendere i permessi. Quindi insomma è duro. Tutte le problematiche del caso. Abbiamo con noi Enrico Bicocca, opinionista di Wist Magazine. Abbiamo parlato della rappresentativa. Io personalmente, nonostante fosse a mezzo servizio, sono riuscito comunque a farmi entusiasmare da quei 3 giorni e mezzo di rappresentative, dove sarà perché c'erano volti nuovi, squadre nuove, mi hanno trasmesso quell'entusiasmo trascinante che poi è alla base del nostro movimento, perché senza quello davvero diventa tutto quanto, si riduce a una semplice partita di calcio, per quanto semplice la si voglia definire.
si è parlato appunto di problemi oggettivi nell'allestire una formazione competitiva. Quello che magari lascia un po' di rammarico è che le persone che hanno manifestato più attaccamento e più dedizione alla causa sono, mi permetto di citarne alcuni come D'Ambrosio e come Tacchi, giocatori che comunque hanno un loro perché all'interno del tango di gioco, oppure elementi come Di Farias, che in panchina scalpitava come se volesse entrare, ma purtroppo il regolamento non glielo permetteva. Che cosa bisogna fare per far scattare quella molla e far nascere quell'attaccamento che almeno personalmente si è vista un po' mancato? Ma guarda, insomma, secondo me bisogna partire da questi esempi, perché dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Cioè, forse il nostro limite è proprio questo, cioè non dobbiamo cancellare quello che è stato fatto di buono. Si poteva fare meglio, ma si poteva anche fare peggio. Quindi io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. E mi auspico che le persone che sono state tirate in ballo, tipo Leddy, che era un toro, no? ma tutti quanti, cioè, io adesso non so a chi si riferiva il mister per i furbetti. Io non credo che sia un discorso di furbizia, perché il fatto di non venire a giocare, noi stiamo parlando di giocare a pallone, non stiamo dicendo andiamo a lavorare in fonderia piuttosto che andare a spaccare le pietre da un punto di vista di forza lavoro. E evidentemente io so che alcuni non sono potuti venire perché erano infortunati o perché avevano dei problemi di lavoro che sono fondamentali per poter, perché se io non vengo con la testa libera non servo a niente, ecco. Quindi io, riprendendo il discorso di facilità, io sono convinto, ma questo non perché io ci capisca, anzi forse non ci capisco nulla. Io credo che ci siano le basi per poter si può dire, diciamo, che questa, tra virgolette, sera dell'illusione possa essere davvero la scintilla per ripartire più forte e determinati l'anno prossimo. Io personalmente sì, sono di questa idea, cioè non dobbiamo leccarsi le ferite, dire ma se tu sai che con i sei con i ma non si compra, certo, niente. Quindi siamo partiti e bisogna proseguire prendendo esempio dalle squadre che sono venute e ci hanno dimostrato che con l'organizzazione, con la voglia di fare, perché alla base deve essere l'intenzione, la volontà, perché è troppo facile dire sì, però se c'era questo, c'era questo. No, tu vuoi partecipare, inizia da adesso. Se poi dobbiamo andare in Piemonte piuttosto che in Sicilia, si va, perché non è possibile aspettare gli ultimi 40 giorni per creare un gruppo, per se no stiamo a casa. Su questa considerazione archiviamo il discorso rappresentativa, anche se abbiamo qui con noi il CT appunto di questa nazionale pescarese per questa edizione 2016, ma è anche allenatore della Prosacco per 40, che quest'anno si è fermata in semifinale. C'è stata questa settimana l'atto conclusivo tra CT2 e Newell's Bar, squadra che ha estromesso la formazione arancione-azzurra dalla manifestazione. Hai un po' di rammarico guardando la finale, oppure aver centrato il piazzamento dalle prime quattro rappresenta già un traguardo, possiamo definirlo storico, per l'over 40 di questa squadra? Allora, rammarico non ne posso avere, e non sarebbe neanche giusto averli, perché sminuirei tutto quello che di buono si è fatto durante tutta la stagione. Il quarto posto penso che a livello di valori proprio dell'organico per noi sia, come ha detto appena adesso Enrico, deve essere un punto di partenza e non di arrivo. È logico, un piccolo rammarico, un pensierino, non è che non ce l'avessimo fatto. Una volta trovati sul campo di battaglia il nostro bel Prato Verde, sicuramente un pensierino, specialmente anche perché nelle due sfide con la finalista, la New Evening, che ci ha estromessi, non abbiamo demeritato. Il fatto di aver appunto brillantemente affrontato questa stagione con la New Evening, che a tutti gli effetti è stata la favola del campionato, proprio assieme alla Prosacco, può, diciamo, in qualche maniera rappresentare una parentesi in un racconto, e quindi ripetere quello che è stato fatto quest'anno o addirittura provare a migliorarlo è difficile? Oppure, come detto in precedenza per la rappresentativa, deve essere il punto di partenza per guardare avanti?
sia un punto di partenza che sia di migliorarsi. Per me il passato non conta, quello che è stato ieri o un'ora fa già è passato, guardo sempre avanti perché se no non mi porrei dei limiti e rimarrei fermo al nostro bello orticello. Però una cosa ti voglio dire, non mi sembra che la New Haven abbia un organico di secondo livello. No, no, anzi, ha giocatori di assoluto valore. Concludo facendogli due domande. La prima, il prossimo anno sarai ancora sulla panchina della Rosa Core 40? Guarda, no, no, io mi piace prima di tutto finire tutto quello che mi sono posto. In questo momento dobbiamo pensare a Sabatini, onorarlo in tutti i modi, perché so quanto il presidente ci tenga. Certo. Detto questo, tirerò le somme e poi vedrò dentro di me gli stimoli che ho. Mi hai in parte risposto, adesso ti faccio la seconda domanda. Pensi che la prossima stagione puoi tornare, o meglio, restare in sella anche per quanto riguarda il CT del rappresentativo, oppure qualche dubbio su quello che è successo ti è venuto un po' in mente? No, no, no. Dubbi mai, non ne ho mai, perché quando prendo una decisione sarei incoerente con me stesso, quindi così. Ripeto, ho già ringraziato il presidente Maselli, però io sono di quelli che guarda sempre avanti per migliorarsi. Io penso che se ci sia l'opportunità per la crescita del nostro comitato, delle nostre società, della rappresentativa, se domani ci sarà, e ci sarà sicuro, c'è sicuro, no, ci sarà, c'è sicuro qualcuno più in gamba di me, più bravo, che possa dare di più di quello che ho potuto dare io in queste tre edizioni, è giusto che il presidente con calma si guardi intorno e faccia la scelta migliore. Non posso essere io a candidarmi, non l'ho fatto mai, non lo farò adesso. Non volevo assolutamente mettere in dubbio le tue qualità di mister, era semplicemente una domanda, perché abbiamo parlato della Prosac e quindi inevitabilmente devo parlare anche della rappresentativa. No, ho capito, ti ringrazio, la domanda pertinente, tutto, però io dico che bisogna sempre migliorarsi, e se c'è qualcuno, che sicuramente, ripeto, c'è, è giusto. Il nome non te lo chiedo, me lo tengo per la prossima volta, il tuo nome per l'eventuale sostituto me lo tengo per la prossima volta. Sono qui a disposizione, non ho problemi. Il mio sostituto deve essere qualcuno che sposi prima di tutto la causa della rappresentativa nel modo giusto, visionando tutte le categorie. Io questo posso suggerire, io ho due suggerimenti più che un nome. Un suggerimento, che il nostro presidente dia più tempo a chi prenderà in mano la rappresentativa di poter visionare, di colloquiare con le società e convincerle, dare motivazioni valide a ben figurare. Il prossimo CT deve essere uno che abbia voglia di vedere, di capire le problematiche dei ragazzi che poi vanno in campo. Io su questo non mi lascio condizionare, penso di aver fatto questo. Ti posso dire però, tornando un attimino, ma non per polemizzare, per precisare, fino a ieri sera che ero a vedere la finale dell'Over 40, praticamente mi chiedevano che cosa avesse fatto la rappresentativa. Questo che sia la cosa... È tutto dire. Non per chiedere che cosa è successo, per dire che cosa è accaduto, no. Che è stato... Proprio non sapevano proprio il risultato. Praticamente non sappiamo più dove scriverlo. Bravo. No, ma la cosa, perdonami, la cosa che intanto mi ha lasciato più stupore è stata che il portiere di Empoli, che è stato protagonista della partita proprio contro di voi, protagonista anche in finale con un intervento importante sull'1-1 su un calcio di punizione, io non conoscevo lui, così come non conoscevo nessun altro delle altre formazioni, ad esempio di Bartolomeo di Garfagnano, il numero 11, che è stato protagonista sia contro Pescara sia contro Empoli, anche in negativo con quel gol fallito sul momentaneo 0-1 a porta vuota che ha preso la traversa. Loro entusiasmo e disponibilità all'ennesima potenza, addirittura conoscevano le nostre squadre, sapevano come funzionava. Dispiace che invece quelli che sono qui con noi, che dovrebbero essere orgogliosi, anche sugli spalti non è che ci fossero tutti questi pescaresi. Ma la cosa che mi ha tra virgolette deluso è che praticamente parlando con dirigenti
non presenti qua, non per, perché non mi è stato proprio possibile interloquire con l'amico Luise, ma altri dirigenti non sapevano neanche quando si facesse la rappresentativa, non sapevano che magari dovevano partecipare per delle manifestazioni di carattere nazionale. Quindi questo ti fa vedere, ti fa capire anche che pure noi, la pochezza della nostra classe dirigenziale. Credo che questo silenzio possa bastare per commentare quello che abbiamo ampiamente esposto. Abbiamo detto ovviamente presenti esclusi per quanto riguarda questa considerazione. Abbiamo con noi Antonio Luise, mister dell'Ecogas Pescara United. Prima domanda a bruciapelo: quando Di Pietro ha sbagliato il primo rigore della serie finale, ti è passato per la testa che probabilmente l'amuleto quest'anno non sarebbe servito? No, assolutamente. Perché per un attimo ho pensato anche a tutti gli altri che avevo a disposizione. E poi avere un portiere così esperto come in Bastardo, insomma, eravamo fiduciosi che sicuramente qualche rigore l'avrebbe parato, e così ha fatto. Che abbiamo provato e riprovato anche in allenamento. Sei stato, allora a questo punto ti chiedo, se sei stato più contento per la conquista della Coppa Italia, che era un trofeo che mancava a Bacheca Orange dell'Ecogas Pescara United, oppure sei stato maggiormente contento per il ritorno in campo di tuo figlio, che tra l'altro è stato determinante? Beh, di mio figlio, indubbiamente. Per il prossimo anno lo vedremo in campo? Non lo so, non lo sa nessuno, ma penso non lo sappia neanche lui, quindi... vediamo un po' come si mettono le cose. Comunque io sono impegnato per il prossimo anno, per quanto riguarda, no, che qualcuno gli viene in mente qualcosa, io sono impegnato, quindi lo comunicheremo al presidente Maselli. Mi permetti di fare un ringraziamento? Certo. Anzi, ne devo fare due. Certo. Uno allo sponsor, che per noi. È chiaro che adesso devo anche dire un'altra cosa, che il mio stato d'animo è diverso da quello di Sembarone, quindi scusami, permettimi di fare queste cose qua, insomma, ma ci mancherebbe, è giusto, anzi, e ringraziare lo sponsor, che è importantissimo per noi, ma per tutte le società è importante lo sponsor, per noi ancora di più, che sono 10 anni che ci supporta dell'Ecogas. E nella persona del dottor Enrico Marlamiero, quindi un ringraziamento particolare a lui, a Aldo Cosenza, a tutto lo staff, e poi un ringraziamento, adesso esco un po' fuori dalle righe forse, alle donne voglio farlo. Dimmi perché, le donne sono fondamentali, le nostre mogli, le nostre compagne, le nostre mamme, che ci supportano e ci sopportano tutto l'anno, lavano le calze, le borse, preparano le borse, quindi le donne sono fondamentali a fianco del giocatore. Su questo chiudiamo per quanto riguarda la puntata di 80° minuto di questa settimana, ringraziando i nostri ospiti. Grazie ad Enrico Bicocca, opinionista di Wiss Magazine, grazie Enrico per essere stato qui. Grazie anche a voi. Salutiamo il mister Mario Selvaroli, grazie Mario per la tua partecipazione, in bocca al lupo per gli imminenti impegni con l'Over 40 della Mosacco. Grazie, vorrei salutarti anche con questo appello rivolto proprio a te. Se vuoi praticamente con la nuova edizione di quest'altro anno dedicare per aiutare tutto il movimento uno spazio, sceglierai tu per la rappresentativa. Ti anticipo, perché probabilmente stiamo già lavorando a qualcosa addirittura di ancora più grande per dare ancora più visibilità. Poi però il discorso è sempre lo stesso: se molti non sapevano che dal 19 al 22 si giocava qui a Pescara, abbiamo provato a dare degli input e a scriverlo un po' dappertutto, però chiaramente stai pur certo che cercheremo di dare sicuramente questa finestra anche per la prossima stagione. Ti ringrazio e saluto tutti gli spettatori. E salutiamo Antonio Luise, che dovrebbe lasciarci con un saluto speciale. Sì, un saluto speciale che faccio
a tutti quanti, a tutte le squadre, a tutti i giocatori e a tutta la UISP. Questa cosa che adesso vi leggo si intitola Terra e Sassi. L'allenamento è finito, quel braccio piegato che regge il borsone, ti fermi a guardare il campo illuminato dalla luce della strada. Terra e sassi. Ecco su cosa giochi. Terra e sassi che ti hanno fatto uscire il sangue, che ti hanno fatto cadere, che ti hanno dato tanta gioia. Terra e sassi che hai dentro gli scarpini, che ti hanno sporcato e che sono la tua casa. E cosa ti spinge ogni anno ad iniziare una nuova stagione? Ma non di l'età, ancora giocasti, ma domenica a me mi piace dormire. Ma non ci stai mai, dice la tua ragazza. Pensa a Fatia, ti dicono i tuoi genitori. Ci pensi? E sorridi. Ma cosa ne sanno loro? Di cosa vuol dire il calcio per te? Che ne sanno della tensione che non ti fa dormire, delle partite che hai giocato da infortunato, di quello che provi quando sei il primo ad abbracciare chi ha segnato e subito dopo sei sommerso da tutta la squadra, compresa la panchina, ed ogni botta che senti è un giocatore che arriva e saltando si aggiunge al mucchio. Ma che ne sanno? Ma che ne sanno delle corse che ti sei fatto per non fare tardi agli allenamenti ed arrivare al campo con la squadra già schierata in circolo che ascolta il mister? Che ne sanno di quel gol che hai salvato sulla linea tanti anni fa e che senti come se lo avessi fatto ora? Ma che ne sanno di quanta forza ti dà la pacca sulla schiena del tuo compagno di squadra alla fine dei giri di campo che ti hanno stremato? Che ne sanno di come trattieni il fiato quando il mister annuncia la formazione? Che ne sanno di quanto è dolce è la carezza che senza guardarti chi gioca dall'inizio ti dà uscendo dallo spogliatoio per andare a riscaldarsi mentre sei rimasto seduto lì con una maglia numero 15 tra le mani e le lacrime agli occhi? Ma che ne sanno di cosa si prova a stare 1-0 a 5 minuti dalla fine? Che ne sanno di come riesci a capirti coi tuoi compagni con uno sguardo che dura un secondo? Ma che ne sanno dello stomaco che ti stringe quando segna quello che ti stai marcando? Che ne sanno delle gomitate che hai preso, dei calci che hai dato e delle strette di mano sincere all'avversario? Che ne sanno di come si barcolla dopo il decimo giro di campo e ti reggi spalla contro spalla con gli altri e nessuno si ferma, si arriva alla fine tutti insieme, stanco che nemmeno riesci a sputare, ma ce l'hai fatta. Che ne sanno delle tue scaramanzie, delle docce fredde che ti sei fatto, delle cene dopo gli allenamenti, dei campi che non riuscivi a trovare? Che ne sanno di quanto ami questo sport, di quanto sei legato a questa squadra e di quanto bene li vuoi? Terra e sassi, un pallone, 10 persone al tuo fianco, 11 di fronte a te, un fischio lungo e secco, la palla che per un attimo supera la linea del centrocampo e che ritorna velocemente indietro, le maglie che si mischiano. Questa è la tua vita. Ma che ne sanno loro? Su questo ci salutiamo, ringraziando ovviamente i nostri ospiti, ringraziando la regia Marco Maselli, ma soprattutto voi che ci avete seguito. È tutto per questa settimana, arrivederci al prossimo appuntamento di 80° minuto tra 7 giorni.